Queste due radio, uno Intech 200 Plus e un Midland 5001 sono di Marco. Me le ha mandate dalla Florida, Stati Uniti. Ha scritto un foglio qua su quello che dobbiamo fare. Adesso non lo leggo tutto, però andando avanti vediamo in base all'apparato quello che c'è da fare. Quindi incomincio con il primo e poi vediamo anche il secondo, sempre se riesco a sistemarle in base a quello che lui mi ha chiesto. Allora, sul primo, l'Intech 200 Plus dice che hanno provato a installare una scheda eco, però non hanno avuto successo e di conseguenza hanno lasciato i fili staccati. Non so dove vanno attaccati. Per favore, puoi anche fargli una manutenzione generale, tipo controllare la potenza e migliorarla se si può, allineamento, eccetera. E naturalmente non lo accendo per provarlo per evitare di fare guai. Adesso lo apro, vediamo questi fili staccati dove vanno messi. Ecco la radio aperta. Ho girato su internet per cercare lo schema, non ci sono riuscito, non ho trovato nulla. E devo andare per intuito perché qui hanno rovinato pure, hanno fatto un foro. Sul circuito che è attaccato al frontale, un foro sul microfono, qui hanno rovinato le piste. Adesso devo cercare di se ci riesco a identificarlo, vediamo un po', a identificare dove vanno a finire i collegamenti. Questo nemmeno si accende. Un problema. C'è anche questa pista interrotta qui. Evidentemente è saltato pure il finale di bassa frequenza. Adesso controllo meglio, vediamo un po'. Devo un'impresa senza schema, non riesco a venirne a capo. Non mi trovo l'alimentazione qui sul PLL. Ho guardato la scheda tecnica e sul piedino 18 dovrebbero esserci 5 volt, se non ci sono, ma senza schema dove vado a cercarle queste 5 volt? Allora, se io alimento con un'alimentazione esterna a 5-6 volt il PLL, adesso la radio è accesa normale, se alimento il PL a 5-6 volt. Mi trovo il segnale. Adesso devo vedere il transistor o il diodo zener che regola questa tensione a 5 volts, perché non me lo trovo sul piedino del PLL. Eccolo il colpevole. Transistor 2SC1815, meno male che ne ho in grosse quantità di queste, sono quelle che uso sulle schede dell'eco. Lo zener invece è buono, era qui in questa posizione il transistor. Fatto. Ora devo sistemare solo i fili del microfono. Ho sistemato i fili, ma non è finita. C'è pure il microfono che non va bene. Con il mio, questo qua va bene, questo qua dobbiamo controllare. Vediamo un po'. Non la finiamo più con questa radio. La capsula. Ma spero di averla una, vediamo un po' se ce l'ho. E il primo è pronto. Lo provo così, lo lascio aperto, poi lo chiudo insieme all'altro. Allora ho sistemato anche la modulazione perché era proprio, dava 5 watt di potenza, però modulazione zero. Questa è la portante. Ola! Ola! E quella è la modulazione, quindi questo è pronto. Adesso passiamo al 5001. Allora, per quanto riguarda il 5001, qui scrive: quando scaccio il pulsante dal microfono, l'SMITER rivale indietro, il wattimetro non segna nessuna potenza. Quando riceve, invece, della voce si sente solo un rumore sordo. Questo appena acceso, poi non lo fa più quando si scalda.
Lo vedo un po' spompato, la potenza d'uscita è bassa. Dagli un po' più di vita. Controlla anche gli allineamenti. Lo esameter lo hanno cambiato, questo non tiene per misurare il ROS. E per me non è tarato bene, sia in ricezione che in trasmissione. Le poche volte che ho usato lo faccio con il microfono extreme. È amplificato e ha eco. Poi ci sono due microfoni della Midland 4001 che bisogna controllare. Adesso però controlliamo questo, prima vediamo cosa possiamo fare. Questo ha problemi sul VCO o magari sui componenti che ruotano attorno al VCO, perché se io lo regolo e mando la portante funziona, dopo un po' torna a fare il difetto. Faccio la regolazione di nuovo, aggancia, dopo un po' stesso difetto. Quindi non ho lo schema, no. Ha detto Marco che forse lui l'ha trovato e me lo manda. Vediamo se me lo manda e riesco a seguire meglio con lo schema. Forse ho risolto, Era questo compensatore qua, in perdita. Sarebbe questo, l'ho sostituito, adesso lo sto provando sia sul canale 1 e va sia sul canale 40 e va. L'ho lasciato acceso per qualche ora e sembra che funziona. Adesso vediamo se posso migliorarlo come modulazione e anche come potenza, perché ola, questa è la modulazione, ola, e la potenza è quella lì. Ma vediamo se mi manda lo schema, se no devo andare a intuito come ho fatto con l'altro, quello di qualche giorno fa. Ho dimenticato di dire che per ascoltare hanno escluso il cavo che viene dal pedino 3 del microfono e quindi non si ascolta. Hanno collegato direttamente l'altoparlante sulla massa e c'era anche un innesco quando si andava in trasmissione. Adesso cercherò di ripristinare pure il cavo. Che strazio queste viti di plastica, rischio di farla spezzare dentro e poi non la posso togliere più. Stavo cambiando il finale, volevo mettere il finale maggiorato, ma non riesco a togliere la vite, mannaggia. Allora la vite l'ho tolta. Ci ho messo il finale maggiorato con alcune componenti pure sostituito. Ci ho messo pure il prefinale, uno usato di una radio del 48, l'ho cambiato quello che c'era, quello suo. E poi ho messo questa bobina variabile, qui c'era una bobina fissa prima, ho messo questa bobina variabile, sarebbe quella dello stadio finale dell'anno 48 per poterla regolare. E niente, ho sistemato pure qua la situazione dei fili, quindi dobbiamo solo provarlo adesso. Rispetto a prima dava 3 watt con picchi di 5-6 in modulazione, adesso abbiamo questo wattaggio. Sono quasi 10 watt. Ola! Ola! E tocca quasi 20 in modulazione. Diciamo che il lavoro è concluso, salvo complicazioni, perché può succedere di tutto. E il problema è che lui sta in Florida poi. Se glielo spedisco succede qualcosa, come fa a mandarmelo di nuovo? Quindi adesso lo tengo in osservazione un altro poco. Gli sistemo i microfoni nel frattempo, che mi ha mandato due microfoni e il suo pure di questo qua che non funziona, sto provando con il mio. Gli sistemo questi microfoni e poi glielo spedisco. E vi ringrazio per aver visto il video di questi due apparati e vi auguro una buona giornata. Grazie ancora.